differenti che ho citato, dei risultati. Un altro risultato del gruppo di Roma di Marco ed Alessandro, avrei voluto fare l'update con i più recenti risultati del 2018. Comunque abbiamo dei risultati per quel che riguarda le stelle massicce, questa è una 13 masse solari a due velocità di rotazione. Abbiamo questi risultati, ma noi vorremmo anche avere un modo per verificarli, questi risultati, dal punto di vista osservativo. Per quel che riguarda soprattutto le stelle massicce, possiamo utilizzare per verificare questi risultati le stelle più vecchie nella nostra galassia, che sono formate sostanzialmente con l'arricchimento di queste poche generazioni stellari. In alcuni casi si estremizza la cosa dicendo magari una sola stella. Nel mio caso tenderei a dire poche generazioni stellari che hanno creato una firma su queste stelle vecchie che sono vive tuttora e noi possiamo osservare. Quindi, riassumendo questo, abbiamo le stelle massicce con hanno brevi tempi di vita, sono le prime stelle che arricchiscono il nostro universo e quindi anche per esempio il galattiche della nostra Milky Way, e abbiamo delle stelle long living su cui sono rimaste quello che le prime stelle hanno arricchito, quindi noi possiamo studiare queste come delle specie di fossili. Inoltre, come ho già accennato prima, abbiamo la possibilità di misurare le abbondanze chimiche nelle stelle, e quindi abbiamo fatto questa piccola slide che facciamo vedere per esempio il BLT al Paranal, in cui possiamo misurare alcune stelle con la resolution spectra, possiamo avere le abbondanze di elementi chimici praticamente di quasi tutta la tavola periodica. Abbiamo queste due conoscenze. Inoltre possiamo dire, aggiungo come fatto, che dove possiamo misurare queste stelle molto vecchie? Diciamo che questi fossili, il posto in cui escluderemo, almeno in linea di principio, all'inizio, la ricerca è il disco. In realtà recenti risultati potrebbero anche introdurre anche il disco fra queste possibili strutture della Milky Way che possiamo osservare. In particolare possiamo, il posto classico dove osservare è l'elo galattichelo della nostra Milky Way, in cui andando a bassissima metallicità possiamo trovare stelle che hanno pochissime stelle, sono state arricchite da pochissime stelle. Posso sottolineare a questo punto anche che per esempio anche nel bulge della Milky Way, che ha avuto una stella di arricchimento completamente diversa, se andiamo a metallicità basse per il bulge, che può essere in realtà ferrosuo H almeno solo meno 1 rispetto magari a meno 3 in ferrosuo H dell'alone, nel bulge questa metallicità potremmo avere già stelle, sono stelle già molto vecchie che potrebbero avere nel principio delle signature, delle firme di poche stelle prima di loro. Inoltre un altro punto in cui possiamo trovare le stelle più vecchie sono sicuramente le galassie dello spheroidal che circondano satelliti della nostra Milky Way. Anche lì troviamo delle popolazioni stellari molto vecchie. A questo punto abbiamo da una parte i dati osservativi con degli spettri ad altissima risoluzione, in questo caso ho preso dei dati della Large Program di KRL, li ho presi perché è stato una pietra miliare per quel che riguarda l'alta risoluzione per le stelle galattiche Hero, almeno dal mio punto di vista, in questi magnifici spettri. Dall'altra parte abbiamo la nucleosintesi con delle predizioni di abbondanze prodotte dalle stelle massicce, in generale dalle stelle. E noi abbiamo l'intenzione di creare una specie di ponte tra queste due conoscenze. Come lo possiamo fare? Le soluzioni possibili sono quella, diciamo, basic, se vogliamo dirla sotto dal mio punto di vista, possiamo contestare questa cosa, è semplicemente dire abbiamo l'abbondanza di una singola stella, andiamo a vedere che possibile modello di evoluzione stellare con nucleosintesi riproduce i dati di quella singola stella. È un approccio possibile, possiamo avere dei modelli molto più complicati, in questo caso mostro una simulazione in un contesto cosmologico dalla mia collega Chucky, con cui ho collaborato in Hertfordshire. Questa è la predizione del magnesio su ferro per la nostra Milky Way, i suoi dati sono i punti bianchi, i suoi risultati sono color coded.
oppure delle cose intermedie come dei modelli semianalitici, sempre in un contesto cosmologico. Quello che mostrerò io e quello in cui sono più esperto sono i chemical evolution model, quindi i modelli di evoluzione chimica come connessione, in cui hanno un approccio che potremmo chiamare empirico e statistico. Quindi noi studiamo le caratteristiche, alcuni dati, per esempio la metal distribution function delle stelle che vogliamo osservare, e otteniamo un modello che si può vedere che può riprodurre. Il modello in questo caso è la riga, i puntini sono i dati osservativi. Questo è tratto dal paper di François del 2004, e vedete che il nostro modello mediamente riproduce il trend osservato nelle stelle dell'alone del disco della nostra galassia, con una predizione del modello di azione chimica che assume da una parte questi modelli di queste nucleosintesi, possibili nucleosintesi. Non so quanto siete a conoscenza dei modelli di evoluzione chimica, quindi do un piccolo breve sketch solo per dire che esiste qualche funzione alle nostre spalle, perché quando facciamo una riga stiamo prendendo delle assunzioni. Quindi descrivo brevemente le equazioni che la descrivono. Questo è semplicemente come varia l'elemento A, in funzione del raggio del tempo nella nostra galassia, il flusso di questo gas, di questo elemento A nel gas. Ovviamente tipicamente può essere tolto dall'evoluzione chimica perché è bloccato all'interno di stelle che si stanno formando, quindi questa è la star formation che noi stiamo assumendo. Quindi abbiamo una certa frazione dell'elemento A posta a quel tempo che viene bloccato all'interno della star formation. Abbiamo un infall che tiene in conto il fatto che tutte le galassie o sistemi stellari hanno la possibilità di avere del gas che sta cadendo nello stesso sistema. Può anche esserci viceversa, ovvero una parte del gas che ne esce, tipicamente per il gas che cresce la galassia assumiamo delle abbondanze primordiali, quindi idrogeno ed elio e litio, se vogliamo aggiungere il nostro caro amico litio. Invece quello che se ne va ovviamente sarà funzione, la frazione che sarà la frazione del gas sotto forma dell'elemento in gas che viene espulso. La cosa più importante però, che in realtà è qua, che è l'equazione più lunga, è sostanzialmente l'integrale di quello che viene prodotto da una stella M di una certa metallicità, di una certa massa, pesato sull'initial mass function e anche valutato con un time delay model che è nascosto in questa star formation al tempo di dm, quindi dm è il tempo di vita della stella. Quindi sostanzialmente in questo caso sto dicendo che se una stella di piccola massa nasce a una certa metallicità, arricchirà il mio sistema dopo il tempo di sua vita, che potrebbe essere per esempio con una stella come il Sole 10 miliardi di anni. E la stella nucleosintesi è quindi questo fattore Q in cui assumo la. In cui sono nascoste anche le non complete conoscenze, per esempio, delle reazioni nucleari. Ok, questo come prima introduzione a questa cosa qui. Quello che tipicamente il modo che io ho per testare che il mio modello di evoluzione chimica funzioni, visto che parlerò dell'Elon Milky Way, sto mostrando qui l'Elon Milky Way, è comparando la mia predizione, ovvero tunando la mia predizione per la distribution function del modello rispetto ai dati osservativi. Questo per me è il check principale. Io voglio che il mio modello abbia una tail che sia abbastanza consistente con i dati osservativi. In questo caso l'histogram sono i dati osservativi presi da HESS, dall'Hamburger Survey, per Gold Stars, quindi sì, per Gold Star, e il mio modello è la dashed line. Come vedete, la metal distribution function del budge è completamente differente. In questo caso cerco di riprodurre semplicemente il galactic halo. E l'affermazione è: se riproduco in questo modo abbastanza buono la metal distribution function, la storia di arricchimento del sistema che sto studiando è corretta. Una piccola slide sugli elementi a cattura neutronica, che forse sicuramente per Sergio e per molti di voi probabilmente non sono, chissà, che è una grande novità.
Ma giusto per quelli che magari non sono all'interno di questo audience a conoscenza di questo dettaglio, gli elementi a cattura elettronica, praticamente tutti gli elementi al di là del picco del ferro, sono prodotti attraverso due processi che si differiscono in particolare in base al rapporto fra il tempo scala della cattura neutronica e il tempo scala del decadimento beta. In sostanza questo produce dei differenti percorsi di nucleosintesi, per esempio vediamo qua in questo sketch qui vedete una sezione della tabella degli elementi, in cui abbiamo il numero di protoni qua e il numero di neutroni qua, questo è il xeno, questo è il cesio, suppone questo è il bario, e vedete che il path del process passa attraverso la valle di stabilità e arricchisce così tutti gli elementi chimici, mentre il process ha un path completamente diverso. Questo è importante per dire una cosa che è sostanziale, che praticamente tutti gli elementi chimici sono prodotti da ambo i processi. Ci sono delle eccezioni, fra cui per esempio l'europio, in cui è praticamente prodotto quasi esclusivamente dal processo R. Per esempio il bario, al contrario, è sì prodotto in gran parte al solare dal processo S, però come vedremo nell'era di Galaxy all'inizio, in realtà può essere prodotto anche dal processo R. Se avessimo la possibilità osservativamente di guardare anche la frazione isotopica, potremmo acquisire ulteriori vincoli alle varie produzioni. Come vedremo, è una cosa difficile osservativamente, ma ci stiamo provando a fare in alcuni casi. Allora, perché io sono interessato agli elementi a cattura neutronica? Beh, in sostanza perché gli alfa R abbiamo già fatto così tutto dal punto di vista scientifico, sono anche abbastanza, se vogliamo dire, noiosi, nel senso che hanno un simpatico plateau. Questi erano dati da Bonifacio 2012 per stelle attorno a star, quindi vediamo che praticamente c'è una sfera abbastanza piccola, c'è un plateau, per chi lo si ricorda, sappiamo che qua per andare a vedere città solare ci sarà un ginocchio intorno al ferrosacco -1. Sappiamo che vengono prodotti sostanzialmente dalle stelle massicce, sono primari, quindi non nascondo dei grandi cose. Inoltre vediamo che la dispersione di questi elementi è piccola, mentre al contrario, questo è per esempio dello stronzio, vediamo che c'è una grande dispersione. Cosa vuol dire? Che per la stessa metallicità ci sono stelle che hanno metallicità che hanno uno stronzio che ha un fattore 100 di differenza per le stesse stelle. Per un po' di tempo è stato anche pensato che fosse un problema osservativo. Io per escludere questa cosa vi sto mostrando queste due stelle che sono praticamente la stessa metallicità, vedete la riga dell'Europa qua. Questo qua dal punto di vista osservativo, per queste stelle che sono molto simili alla riga dell'Europa, quanto profonda è lì e quanto invece è negligible questa stella qui. Quindi questa, se volete, anche il nome, questa la chiamano Snedder Star, questa invece è la onda star, che è famosa per avere poche Europa. Quindi è vero. Un ulteriore piccolo riassunto dal punto di vista della nucleosintesi, per dire che se andiamo a analizzare soprattutto la prima fase della nostra dell'evoluzione della nostra galassia, almeno fino a 6-7 anni fa la situazione era la seguente, anche qua ho modificato. La situazione era la seguente: nelle prime fasi sono sostanzialmente solo le stelle, solo la process che ci ruolo, almeno secondo questa prima visione, che nella prima parte del tour parlerò solo dell'Europa, quindi questa visione può rimanere success. Però vedremo che potrà modificarsi, perché in realtà può esserci che l'ex process scoppi, avvenga anche solo nelle galassie degli impatti. Comunque questa era sufficiente per riassumere la situazione. Adesso io valuterò la situazione della galassia primordiale. Una delle cose da sottolineare anche in questa slide è che, contrariamente all'ex process, per cui abbiamo dei dati raffinati teorici che ci predicono quanto bario, quanto stronzio, quanto piombo vengono prodotti dalle stelle di piccola massa, per l'air process questo è un processo a cui stiamo arrivando, ma in realtà è ancora, c'è molto lavoro da fare, anche perché questi sono processi esplosivi molto, diciamo, più difficili da essere studiati e analizzati, e yield precisi per quel che riguarda l'air process potete contestare, però insomma non sono ancora, bisogna un po' lavorarci sopra.
Quello che farò io nell'ambito di questa presentazione è assumere l'air process pattern, ovvero se assumo che c'è un sito di produzione per l'air process, assumerò che il tipico rapporto fra i vari elementi chimici è dettato dal pattern osservato nelle stelle ricche di air process, che sono delle stelle che hanno tipicamente un ropio su ferro maggiore di 1, alle volte fino a quasi 2, a un ferro su H-3, e che hanno la simpatica caratteristica di seguire questa seguire un pattern abbastanza definito. Quindi userò questo pattern. Poi l'altra cosa da dover che fino a qualche anno fa arrivò a questa slide, dice ok, non sappiamo ancora qual è il sito delle pro, se c'erano delle ipotesi più o meno accettabili dal punto di vista teorico, sostanzialmente, per cui è stato postulato anche l'elettrocaccia supernova come possibile fonte di air process, quindi stelle di massiccia ma di piccola massa durante i 20 minuti, durante il normale supernova, chiaramente dentro sta emergere e dentro c'è anche io. Ovviamente dopo l'evento GW17, diciamo che sicuramente dopo questo evento la prima cosa che andremo a studiare sarà come sito di produzione degli air process, sarà il neutron star merger, perché ci sono delle chiari segnali che durante questi eventi una quantità notevole di neutron cacciarelli è stata prodotta, e quindi abbiamo una quasi la ragionevole certezza che questi eventi producano air process. Giusto per dare un'idea di quello che assumerò nel mio modello di evoluzione chimica, è per il neutron star merger, questi progenitori sono alari, una piccola percentuale delle stelle massicce si trova in una configurazione tale da poter produrre alla fine della sua carriera un neutron star merger. Perché? Perché deve essere un sistema binario, e ha un sistema binario che prima o poi fa appunto merging in un tempo sotto la voltana, cioè un tempo che consideriamo sufficiente per arricchire a livello di chemical enrichment. Quindi una delle cose principali, la percentuale di stelle massicce che va in neutron star merger non è ancora molto ben vincolata, soprattutto non è ben vincolata in dipendenza della metallicità. Abbiamo un'idea adesso, grazie agli eventi osservati da LIGO, di un certo rate, anche di un evento, quindi è difficile che ricorsi un rate, possiamo dire, però abbiamo un'indicazione, mentre a diverse metallicità chiaramente no, abbiamo solo gli eventi attuali, e quindi cercheremo di tirare fuori dei risultati. Però l'altra cosa importante, il controllo che andrò a analizzare nel dettaglio, sarà il delay fra la formazione di due neutron star e il merging, queste due neutron star. Questo scenario è stato anche analizzato da Matteucci nel suo lavoro del 2014, e io adesso per vedere userò un approccio leggermente diverso. Questo era un approccio standard di chemical evolution, io userò un modello stocastico. Perché un modello stocastico? Perché dal mio, soprattutto per quel che riguarda il Galactic Halo della nostra Milky Way, c'è cioè una cosa che non possiamo nascondere sotto il tappeto dal mio punto di vista, ed è quello che ho citato già prima, che se guardiamo gli alpha elements abbiamo dei dati che sono praticamente dal punto di vista almeno di un astronomo senza spread, quindi hanno dei risultati che sono molto, possono essere spiegati con un modello standard e omogeneo di chemical evolution. Però se abbiamo un modello standard di chemical evolution che passa una riga in mezzo a una nuvola di dati, a me non piace moltissimo, e quindi vorrei cercare di spiegare anche perché c'è questa spread nei dati dei neutron cacciarelli. Per far ciò, ho sviluppato già più di 10 anni fa in realtà un modello stocastico che assume, cercherò di spiegarlo in maniera semplice, però ovviamente sono un po' di dettagli, ma in sostanza assumo che di girare stocasticamente lo stesso volume del Galactic Halo. Quindi assumo un volume che tipicamente è la dimensione di una supernova di tipo 2, una bubble di supernova di tipo 2, circa 100 parsec, e assumo che all'interno di questo volume il mixing sia
istantaneo, considerando i tempi dentro le varie sorgenti, il mix sia istantaneo, ma solo all'interno di questo buffer, di questo volume, e poi giro stocasticamente 100 volumi. Voi mi direte: perché ne giri 100 stocasticamente? Cosa ti cambia? In realtà, se voi fate un sampling e inizia una expansion, soprattutto per le massi star e all'inizio della chemical enrichment, cosa succede? Se ci sono stelle o sorgenti stellari come l'intro star merger che producono in un volume oppure in un altro, puoi avere significative differenze fra l'arricchimento dei due nei due volumi, nei molteplici volumi che stocasticamente stiamo analizzando. Cos'è, sì. Cos'è che per parli della quantità fisica che cambia la massa? Allora, la cosa sostanziale è che le stelle non sono discrete, questo è il punto principale. Quindi quando fai star formation e formi delle stelle all'interno di un volume, soprattutto se il volume è relativamente piccolo, non è detto che fai un sampling e inizia una expansion fine. Probabile che per esempio in un volume puoi formare 100 stelle, fare un... cioè il numero di stelle illuminate, è discreto, diciamo, faccio un esempio: stai trasformando 100 masse solari di gas in stelle, come sono queste stelle? Allora, quello che fa il modello di evoluzione chimica standard prenderà 10 alla meno 5 stelle di 80 masse solari, 10 alla meno 4 stelle di 60 masse solari e così via. Quello che fa il modello di evoluzione chimica in 10 alla 5 volte che giro mi verrà una stella di 80 masse solari, ma per fare un esempio estremo può essere che in un volume ho 100 stelle di una massa solare, nell'altro volume ne ho una di 100. L'arricchimento è completamente diverso, questo sì. Sto ad analizzare io. Sì, se la sorgente di quel particolare elemento che stai guardando è la 100 masse solari. Sì, esatto, ma ovviamente se per esempio per gli alfa elements, la caratteristica buona di questa cosa qui è per gli alfa elements in cui tutte le stelle massicce in sostanza producono in maniera comparabile, lo spread non c'è. Il mio modello in questo caso è il density plot, qua vedete direttamente questo color bar, comunque giallino, poche stelle, più scuro, più stelle, e automaticamente per gli alfa elements produce questo risultato qui. Nei neutral capture elements, se assumo che l'evento sia raro, come per esempio nel neutral star merger, in cui assumo, come adesso vediamo nella slide successiva, assumiamo 4% delle stelle, questo è proprio sul ferro, viene prodotto solo nel mio modello da neutral star merger, 4% delle stelle massicce sono progenitori, assumo questo, quello che succede è che se l'evento avviene più raramente abbiamo una distribuzione di questo tipo, abbiamo una dispersione. Sì, chiaro. Non per tutti è chiaro. Comunque è interessante perché abbiamo una spiegazione. No, che dire, se i polluters sono più rari, sì, è chiaro che aspettano una dispersione più grande. Diciamo, in tutto sì, questo grande se gioco. Se tante stelle fanno quella nucleosintesi, in media in un certo punto, piccolo quanto ti pare, troverai più o meno la stessa certo, cosa. Però diciamo, invece, se è molto raro, la stocasticità comincia a pesare. Precisamente, c'è un modo per calcolarsi con nel dettaglio questa cosa qui, una cosa che intuitivamente è abbastanza logica, però quindi in questo modello chi fa l'europio è raro, mentre chi fa il magnesio no. Esatto, questa è una soluzione che faccio, però a seconda del... è un'evidenza osservatoria di questo. Sì, però ovviamente in questo modo per dare vari tipi di constraint dal punto di vista del rate che puoi assumere, dell'amount che tu assumi e anche di altre cose che poi andremo a vedere. È chiaro che non, come spesso nei modelli ti dicono che questo però dal punto di vista pratico avere un density plot potrà aiutare, soprattutto quando campiremo dal punto di vista delle stelle, la densità ti dà informazioni in più che altrimenti non avresti, che la righetta non ti dà. È chiaro che la righetta passerà in mezzo dove più o meno è rosso, però in questo modo posso anche capire come si forma lo spread e assumere a seconda dell'evento la paucità di eventi, quanto gli eventi produce è catch per questo modello, che altrimenti non sarebbe catch. Quello che sto dicendo in altre parole è che un modello semplice, se tu assumi che una su mille le fa e produce un millesimo, è esattamente la stessa riga che una che fai 100 un centesimo, d'accordo? Invece questo no, perché ti cambia lo spread. È un'informazione che può essere catch, soprattutto qui, come vedremo dopo, se è tempo, cioè no, se è tempo lo mostrerò. Ok, quindi sì, è vero, non è una cosa eccezionale forse, però a parte che alcuni non la capiscono,
di dare informazioni anche su molte altre cose. No. Quindi no, il punto è, no, scusa, sì, ti lascio. Dico, il punto è che tu poi fai, l'assunzione che tu fai è su quello che volute, per esempio, quindi a questa network, certo, questo blog, questa questione. Quindi per capire se sono rari abbastanza o troppo rari per produrre. Sì, per esempio il 4% è abbastanza l'upper limit della loro. Quindi questo è di più che fai tu. Esatto, esatto. In realtà sì, importanti altre cose. Io ho bisogno di una sorgente che è 4%, no? Sì, no, diciamo che per esempio per alcuni versi quello che mi manca come informazione è che avendo più dati potrò fare un constraint migliore, è il volume tipico che sto facendo sempre. Quello era l'unknown, perché quello che prendo io è relativamente accettabile, cioè una bubble supernova più piccola non può essere, perché ovviamente uno potrebbe avere piccola piacere e fare spreda piacere, potrebbe essere sicuramente più grande. Okay? In quel caso lo espressi riduce, quindi abbiamo tutto questo gioco qui, con più dati posso adesso, nel dettaglio non ve lo mostro adesso, però con più dati puoi avere un costrain migliore, soprattutto la densità con i nostri puntini, quello che potrei fare è un matching fra il density plot dei miei dati e il density plot osservato. Una delle cose che molto spesso mi viene detta è: cavolo, ci sfrutti qua, il density è altissimo, non ci sono dati però. Vero? Il problema è che c'è un bias osservativo. Tutte le persone vogliono misurare stelle sotto 2,5, quindi se ne beccano uno intorno a 2, la scartano e la lasciano a intermedia messaggia. Sanno che la metallicità, ma non vanno a misurare gli elementi chimici. Non perdono tempo con uno spettrografo ad alta risoluzione per misurare il bias del video. D'accordo? Qui adesso sto vedendo la possibilità, in particolare nell'esempio precedente, questo ho assunto un delay veramente piccolo per quel che va in questa merge, un milione di anni, quindi praticamente immediata. Se assumo 10 milioni di anni, che è una soluzione comunque molto breve, i risultati già cambiano, come vedete, sicuramente ci sono dei modi per dire che anche questo è compatibile, vedete queste. Qua in questo caso ho girato 200 modelli, probabilmente se giro magari un migliaio riesco a capire decentemente anche quest'area qui. Però siamo quindi 1 e 10 milioni di anni sono compatibili, però se inizia a usare 100 milioni di anni. Una cosa, sì. Sì. Bene il discorso della stocasticità e effetto di quel giro, però non è chiaro che ci sono fatto del perché il delay che si assume che abbia impatto. In pratica ha un impatto perché sto assumendo che mi si forma una sorgente di europio. Però esplode dopo 10 milioni di anni, quindi con un tempo relativo. Ma questi 10 milioni di anni, in questo caso è piccolo, perché di 10 milioni di anni è piccolo, anche dal punto di vista chiamato enrichment, stanno scoppiando comunque le supernove tipo 2, quindi va avanti il faro su H. Se assumo 100 milioni di anni. C'è un effetto, cioè un milione di anni, 10 milioni di anni, tu vedi questo effetto. Della del tempo che ti assiste da 1 a 10 di la differenza in realtà dal punto di vista è più perché il modello è un po' leggermente differente. Se guardi quanto cambia non è che cambi moltissimo. Comunque sono d'accordo con te che probabilmente dovrei assumere un piccolo delay che non sto assumendo, per esempio dal passaggio fra hot phase del supernova tipo 2 in cold phase per la formazione di nuovi stelle, perché quello che plotto io non è il gas, ma la densità di long living star nel mio modello. Se assumi che ci mettono un attimino, 1 e 10 iniziano a essere compatibili. Questo sta d'accordo, però così. Brutalmente così, la cosa importante è dire che se usi 100 milioni d'anni, no, nel mio modello almeno si crea un problema. No, non capivo, cioè in realtà il suo scala di questo ritardo è semplicemente il contributo nel frattempo di dare altre stelle. Esatto, no? Sì, perché le altre stelle continuano a esplodere. Proprio perché è un progenitore delle UTIC, là, che contasse queste cose, no? In realtà è proprio il discorso generale delle altre supernove. Sì, perché ovviamente io faccio vedere la roba, esatto. Il problema è che mentre il ferro lo fanno le supernove cosmiche, sta cambiando la scala orizzontale. Questi invece sono i neutron star nello star merger, che ci mettono 100 milioni di anni per emergere, quindi tu li formi come le altre, rapidamente, un milione d'anni, qualche milione d'anni, però poi devi aspettare che arrivano a emergere per cominciare la produzione. No, diciamo che questo concetto qui è comunque, volevo dire semplicemente, questo concetto qui è stato già mostrato in Argus 2004, è una cosa abbastanza, in effetti nel 2004 Argus
suo lavoro ad escludere l'intersalmello il meno possibile, perché sì, questo era l'argomento classico. Esatto. La cosa che poi non poteva andarmi qui, sto usando un delay, un delay distribution fisso, 100 milioni di anni per tutte. Se assumo un time delay distribution, cosa succede? Diciamo che l'ho fatto fare a uno studente per la sua tesi di bachelor nel mio modello. Qua assumo una classica delay time distribution che è un D meno 1. Il risultato è questo, che d'altra parte match anche i risultati di modelli analitici. Purtroppo, questo è il risultato che ottieni, ovviamente. Se assumi che se girassi in più modelli, invece di questo probabilmente hanno girato solo un centinaio, girassi un migliaio, riuscissi a capire qualcosa, ma comunque la distribuzione è sbagliata, per riuscire a spiegare qualcosa di più a bassa velocità. Ok, cosa succede se andiamo a guardare dei... alla fine troverò una piccola soluzione, state ancora sintonizzati. Cosa succede se assumiamo dei time delay distribution all'interno di un modello di azione chimica? Questo è il lavoro fatto dalla... adesso un PhD student a Trieste, lui l'ha fatto durante la sua tesi di laurea magistrale, Simonetti. Potete guardare risultati simili anche da Coté. Comunque, però penso che Coté abbia assunto solo delle power law, mentre Simonetti ha provato ad assumere questo beta, adesso non lo ho dettagliato, è stato fatto lavoro in collaborazione in particolare con la Laura Greggio riguardo la distribuzione di distanze nelle binarie beta, descrive il parametro all'interno di questa distribuzione di distanze, si assume che ci sia un tempo, questo è 10 milioni di anni, questo è il rate di esplosioni di neutron emerge in funzione del tempo in log scale, questo è il classico T meno 1, meno mezzo, meno 2, d'accordo, questo invece è l'assunzione in questo modello un po' più se vogliamo dire un po' più dettagliato, ci sia comunque una possibilità di esplosione quasi immediata e poi una power law che è dipendente dalla sezione di beta, che è la divisione fra le due stelle di neutroni, e quindi questi sono i vari rate. Qua abbiamo i vari numeri che possiamo, questo alfa è un numero importante, è la frazione di stelle massicce che va in neutron star merger, e questa è la frazione di oggetti che fa merging entro 20 milioni di anni, una frazione abbastanza piccola, e che in realtà per far merging all'interno di 100 milioni di anni, nel caso migliore è intorno al 30% per quello beta. Ovviamente il numero, questo potrebbe essere un numero accettabile dal punto di vista della teoria dei sistemi binari. Ok, però anche in questo caso, se visualizzate il risultato che ho ottenuto prima con modello stocastico, il color coded in rosso, abbiamo dei risultati di questo tipo, e il problema maggiore in sostanza è che tu continui ad andare, prima di avere una buona frazione che è andata avanti troppo col ferro suolo, e quindi è una crescita di questo tipo, e quando arriva una crescita supernova 1A la situazione diventa ancora peggiore. Per assunzione, se assumiamo un tempo scala simile, che è ragionevole perché sono entrambi dei sistemi binari, quello che ci aspettiamo è un trend quasi piatto, e non è quello che viene osservato qui, in cui in realtà l'Europa su ferro ha un I simile all'ossigeno su ferro. Ok? Allora, questa è stata la mia piccola idea che ho avuto, che ovviamente uno potrà tranquillamente contestarla, però l'idea che ho avuto mi ha permesso di entrare in questo paper con Paolo e Francesca e Laura, è che in realtà la frazione di neutron star, di stelle che fanno neutron star merger, possa cambiare in funzione del tempo. Quindi a bassa metallicità il numero di oggetti, ma di stelle massicce che fanno neutron star merger, è invece di essere qualcosa compreso fra 1% e 5%, è qualcosa di molto più elevato e poi scende col tempo. In maniera abbastanza veloce, perché qua vediamo qua è semplicemente mezzo miliardo di anni, però è sostanza che all'inizio, quando inizia la star formation, si è facilitato questo processo di neutron star merger. Se facciamo questa assunzione, vediamo il modello nero, che è quello
che questo qui dice questa è la, in pratica la frazione di sistemi che di stelle massicce che assumi nel sistema giusto, che poi cala nel tempo e fai un rate più ragionevole. Come vedete il risultato è accettabile in questo caso. Quindi se assumiamo che il rate di neutron star merge a metallicità molto bassa, all'inizio potrebbe essere più funzionale la metallicità, diciamo che del tempo, in senso stretto, all'inizio fosse molto più elevato, quindi una variazione di questo alfa, questa potrebbe essere una possibile soluzione per riprodurre l'Europa sul ferro, il trend dell'Europa sul ferro nella nostra EQA. E vedete che anche qua c'è un bel ni. L'altra possibile soluzione per spiegare l'Europa sul ferro, quindi la soluzione numero uno, sapendo che in realtà siamo sono dei sistemi binari, abbiamo dei time delay, una soluzione numero uno è assumere che appunto questi time delay, che il rate cambia in funzione del tempo. L'altra possibile assunzione è che ci siano altre sorgenti di al process. Nel caso specifico le magneto additional driven, che sono diciamo che si potrebbero essere anche loro connesse ai GRB, in questo caso a non GRB e non shot GRB. Una piccola percentuale di stelle potrebbero scoppiare in questo modo specifico in cui il campo magnetico vicino al nucleo è molto alto e può anche in questo caso avere condizioni a contorno che siano sufficienti per produrre buone, per produrre un successful hard process, okay? Come è stato mostrato da Intel e Nishimura nel loro lavoro. Assumendo il modello stocastico queste cose qui, ovviamente come abbiamo discusso adesso con Oscar, se assumi che le cose sono rare riesci a riprodurre, va bene. In realtà questo ha assunto 10%, che è abbastanza elevato anche per questi oggetti, quindi 10% che va nel medio ocean driven. Anche in questo caso l'assunzione che in certo modo è simile, assumi che a bassa metricità non sai esattamente quello che succede, può essere che siano favorite questi eventi, e come vedete la riproduzione dei dati è buona. Ovviamente in questo caso ho assunto solo metricità driven, sappiamo che ci sono non stanno emergere, quindi una possibile spiegazione è che ci siano ambo che producono al process, Europa nello specifico, d'accordo? Ovviamente la rasoio di Occam non è molto felice a dire ci sono ambo le sorgenti, però la natura è varia, non possiamo dire niente. Nel caso specifico questo modello qui, che forse è stato preso anche da altri diciamo ricercatori praticamente allo stesso timescale di me, tipo 2-3 mesi dopo, assume che alla bassissima metricità ci sono le elettroscenari che esplodono, che però funzionano solo in maniera efficiente sulla bassa metricità, e poi con time delay, in questo caso di 100 milioni di anni, uscite da questo diciamo modello, potremmo chiamare Frankenstein se volete, però vedete che riusciamo a riprodurre questa cosa qui. Quindi non possiamo escludere, se non altro, che le elettroscenari siano dominanti in generale l'universo, ma che a bassissima metricità un contributo di un'altra sorgente già più buono, che era il converso, come dire, perché cresce l'alfa prima, in realtà magari non sono in costa di mezzo, ma sono qualche altro evento. Questo provo a mostrarlo come discussione di prima, no? Cosa succede se cambia la percentuale di oggetti che fanno questo hard process, mostro in questo caso per le magnetocean prime equivalente anche per il star merger. In sostanza, come vedete, se fate una comparazione con questo e questo, a questo livello lo spread si mantiene molto più largo. Ovviamente si può andare a guardare più nel dettaglio, ma giusto per capire dal punto di vista qualitativo, mi aspetto che una distribuzione questa densità di stelle prodotte nel mio modello che dipende appunto dalla differente frazione di oggetti che vanno lì. Il problema, come ho sottolineato prima, questo faccio un piccolo diciamo pubblicità a un progetto che avremo in futuro, che sto collaborando insieme a un gruppo di Parigi. Il problema grosso è che qua non abbiamo tanti dati, abbiamo troppo pochi, e non è una cosa ragionevole, perché sappiamo che la distribution function dell'Elo è piccata meno 2, mentre ce ne sono molto poche meno 3. Se guardate il numero di stelle sotto meno 2,5 è praticamente uguale, tipo 10 volte tanto il numero di stelle che sono qui. Come ho detto prima, un bias survey, in realtà così è anche una compilation relativamente vecchia di dati, quindi la situazione è peggiorata. E quindi insieme al
per Carlo Bonifacio abbiamo messo insieme questa collaborazione, una collaborazione sui generis, perché è molto, diciamo, flessibile, ma il nostro scopo è andare a fare diverse proposte osservativi a diverse facility, diciamo, soprattutto su telescopi non di sotto gli 8 metri, diciamo. Quindi quelli che per me sono abituato soprattutto a lavorare con dati da 8 metri sono piccoli, in realtà sono comunque oggetti da 3-4 metri, ma in realtà anche i più piccoli stiamo provando a fare, e andare a osservare le stelle più bright in questo intervallo fra meno 1 e meno 2, meno 1 e mezzo, meno 2, e capire un po' questo gap dal punto di vista osservativo, che può essere un aiuto anche per i modelli di evoluzione chimica, e di contempo, come spero di aver dimostrato, può dare un constraint, un vincolo maggiore anche ai reti di questi eventi, d'accordo? E quindi siamo in questa cosa qui, e qua per esempio abbiamo, mostriamo come è possibile misurare svariati elementi chimici anche con telescopi relativamente piccoli, providing una buona risoluzione e un po' di tempo a disposizione. Insomma, in futuro magari dovrebbe darci abbastanza target, adesso siamo ancora, cioè si è iniziato a darci, ma non ancora, in futuro dovrebbe sempre migliorare la situazione. Ok, non so quanto tempo ho ancora a disposizione. Ok, perché per adesso ho parlato solo di europio. Vorrei parlare anche di qualche altro elemento chimico, ci sono altre simpatiche e interessanti sorprese, almeno dal mio punto di vista, diciamo, la maggioranza del mio lavoro l'ho fatto in questo campo, diciamo, parallelo, in cui il process è un comprimario, se vogliamo dire. E ritorniamo allo sketch di prima per dentro Capture Elements, che dentro Branding Universe solo gli air process possono, massi star o dentro star merge, possono contribuire a bassa, all'inizio a bassa metallicità. E il modello di evoluzione chimica per il time scale delle AGB, diciamo, abbiamo già nel 300-200 milioni, e l'evoluzione chimica dell'ero già sul finire. Vedremo, potrebbe essere interessante, però la bassissima metricità, a parte per le camp S, che è un'eccezione. Allora, se facciamo un modello di evoluzione chimica del bario, assumiamo questo il bario, vedete, sono ancora più dati perché il bario che faccia misura dell'europio. Questi sono i dati, probabilmente anche ho fatto dei grafico più recente, quindi ci sono i dati di vari autori, c'è anche una stella mia, quindi onore a questa, quindi vedete come riproduce bene. In questo caso ho usato veramente meglio, cioè una triga, ma tengo dei risultati simili utilizzando l'impostare merge, perché alla fine quello che posso costrain tramite chemical evolution model, si assume che assumendo il rate ho un constraint sul yield totale, quindi è piuttosto differente, è difficile vincolare l'esatta sorgente affinché non abbiamo una nucleosintesi precisa fra i vari sorgenti di air process. In ogni caso questo è il risultato, ancora questa density plot del mio modello, possiamo riprodurre quindi il bario, però per adesso ho assunto solo air process. Cosa succede se vado a riprodurre non più solo il bario su ferro? Come ho detto prima, in realtà la bassa metallicità non è prodotta dalle AGB, ma è prodotta dall'air process stesso. Cosa succede allo stronzo su bario? Quindi l'assunzione che ho preso è che l'air process produca per lo stronzo su bario quel ratio che è fissato dalle air process rista, e quindi anche se il modello è stocastico la sorgente produce sempre la stessa frazione di stesso stronzo su bario, quindi questo è il risultato. Però la righetta con questa wiggle alla fine, questa ondina alla fine, che sono le AGB che iniziano a entrare nel discorso, d'accordo? È chiaro perché solo una righetta? No, praticamente tutti fanno lo stronzo di bario, l'ho messo io a mano perché non sappiamo esattamente la nucleosintesi, l'air process assumiamo che produca sempre lo stesso ratio. D'accordo, questo problema è noto fino da, diciamo, nel 2003, è stato studiato anche da François nel 2007 e analizzato anche da Monti nel 2007. D'accordo, quindi la soluzione per questo problema è che ci sia un altro ingrediente, o il processo che produce stronze vario nel Big Universe, all'inizio nella nostra grafica. Sì, sì. È famoso, lo devo segnare anche Claudio, però sì, è famoso per questo. Diciamo che quella ha due valenze, sia a bassa metallicità che al solare, no? Per
cui va, sì, però è la stessa cosa. C'è confusione sulla, su che cosa. Diciamo che non lo hanno quello perché il letto cosiddetto. Scusa. Questo è l'originale. Questo va ad alte praticità, dice il processo S. Quasi ci va di giochi. È tutta un'altra storia. Comunque non mi piace, cioè non mi piace. Non sono praticamente attratto dal termine lab che un po' mi sfidi perché no, io però c'è quello che è stato master culturale, allora io diciamo, adesso potete vedere, lo spiegherò tramite un processo che teoricamente è stato studiato, quindi riusciamo a spiegarlo teoricamente come se arriveriamo anche questo è un altro ingrediente le radetti di massi stare, d'accordo? Questo sarà il key per spiegare questo spread dello stato su vario. Semplicemente a bassa metallicità, questo era, diciamo, il primo a investigare questo problema sono stati i ginevrini con Menem ed Er, il gruppo di Ginevra, adesso anche i colleghi di Roma con Limongi e Chieff che hanno fatto un lavoro su questa cosa qui. Io questi risultati sono pre gli ultimi risultati di Chieff, quindi ho usato quelli di Ginevra con i dati. Comunque il punto è che a bassa metallicità il punto principale è che la rotazione all'interno di stelle può provocare un mixing che nei modelli standard di nucleosintesi non viene considerato. Questo mixing promuove la produzione sostanzialmente di azoto, quindi i layer si parlano e può esserci la produzione di idrogeno, scusate, azoto detto nitrogeno, forse, vabbè, l'azoto primario, e in questo mixing può produrre anche una sorgente di neutroni tramite la 22 alfa n che può produrre process anche la di massi stata a bassa metallicità, cosa che normalmente il modello di produzione stellare standard poteva succedere ma solo quando avevi sufficiente azoto, quindi era molto molto dipendente dalla metallicità, quindi all'inizio dell'evoluzione a metallicità bassa veniva fortemente ridotto, quindi era praticamente inesistente. Questo ha spiegato, per esempio, può spiegare l'azoto a bassa metallicità, il lavoro di Cristina Cappini, può aiutare anche alla produzione per il peril del boro, che ha spiegato Franz nel 2012. Quindi quello che farò è quello che testerà la produzione di neutron capture tramite questo S-process in massi star, in rotetti in massi star. Questo è uno catch preso dai risultati di Frischner che mostrano come una 25 massa solare può produrre un'estra produzione fattore 1000 sia di stronza che di bario, partendo da queste sono stelle di metricità Z10-5 con una velocità di rotazione sostenuta per velocità iniziale rispetto alla velocità critica 0,5. Vedete che poi con stronze bario, quindi sì, andiamo a vedere cosa succede. In sostanza, per ricapitolare, la nuova picture è la seguente: non c'è solo la process ma anche l'S process in rotetti in massi star, che chiaramente come tutti gli esplosi non continuano a produrre europio, ma produce strozzi, produce vario. E quindi se metto i due dentro il mio modello di evoluzione di stocastico, quello che succede è che le rotette in massi star riescono a produrre, anche a riprodurre la dispersione di strozzi su vario a basse metallicità, cosa che altrimenti era impossibile con un singolo processo R da riprodurre. E secondo me questo è un eccellente risultato che ovviamente in pratica per riassumere c'è un S-process da tutte le stelle rotanti più un R-process, perché l'R-process continua a giocare un ruolo fondamentale su questo plato qui, e possiamo riprodurre tutto. Cioè, abbiamo questi due processi che devono entrare in gioco per riuscire a spiegare lo stronzo su palla. E questo indipendentemente, questa ve la faccio velocemente, indipendentemente questi sono vari ratio, stronzo su vario, zirconio su vario, anche rubidio su vario, che purtroppo è difficile da osservare, è un po' fastidioso, però ha delle predizioni interessanti perché come vedete abbiamo una dispersione sia in alto che in basso, e può spiegare. Ovviamente bisogna essere onesti quando si mostra questi risultati, è l'unico modo per spiegare lo stronzo su vario, no, ci sono altri processi teorici in corso, sono stati sviluppati, quindi il cosiddetto weaker process, produce solo elementi chimici fino allo stronzo. Potrebbe essere anche questo modo per spiegarlo. La cosa che però possiamo distinguere eventualmente, come accennavo prima, è tramite l'isotopic ratio del vario.
Perché? Perché se facciamo un plot, in questo caso il colore non è più la densità di stelle prodotta nel modello di evoluzione chimica, bensì è la frazione di dispari su totali, di bario, di isotopi dispari sul numero totale, l'abbondanza totale in numero del, del bario, e quindi vedete che questa diciamo nuvola di stelle ad alto spessore su bario viene prodotta dal rotating massive star, e questa invece, questa altra nuvola di stelle blu, è prodotta dalle, dalla process. Quindi tecnicamente è semplicissimo misurare la presenza isotopica di questa stella e di questa stella, questa è la mia proposal, e vedete le differenze, sarà una bella hint del fatto che giusto per sottolineare questo, abbiamo preso un signal to noise, volevamo raggiungere 1000, siamo andati al ritorno, poi abbiamo scritto 900 e siamo arrivati a 500, è una bella difficoltà, abbiamo preso un signal to noise con una risoluzione di 100.000, questo sarebbe la smoking gun, questo, se riusciamo a misurare questo abbiamo dimostrato, almeno per quello che stella, insomma, ragione di pensare anche per le altre. Questa è una presa di risultati che sto tenendo insieme al collaboratore a Trieste. A sinistra è quella che dovrebbe essere, il colore dovrebbe essere gli stessi di prima, quindi la riga che non vedete, perché è talmente, passa praticamente sotto agli altri modelli, invece qua riuscite a vederla, quella grigia, la vedete anche qua, che c'è questa feature, qualche problema nella riduzione. La riga rossa è la predizione del modello S-Process, una sintesi della riga della 4554 con S-Process. La riga blu è una sintesi con l'A-Process, creando delle differenze isotopiche, praticamente gli isotopi dispari producono una variazione, e vedete che i residui, dimenticate questa feature qua, i residui per l'S-Process, che per questa stella che deve essere S-Process, sono praticamente perfetti, mentre per la process ci sono dei dettagli in più che potreste chiedermi, però sono fidate fino a qui, e nel process sono molto più elevati, mentre per la 6268, che come vedete è abbastanza satura, quindi abbiamo dei problemi a replicare esattamente la riga grigia, e l'osservato, notate che questa riga di noise quant'è, cioè non c'è nessuna wiggle, effettivamente questo è l'unico modo per uccidere, a vedere un po' di proteini. Quindi abbiamo un problema a riprodurre, però sicuramente dal punto di vista anche delle wings, questa sembra molto più un hard process rispetto a un S-process. Per quanto non sia una firm conclusion, diciamo, produrremo un articolo in preparazione per questo riguardo a questo. Quindi sembra che sia così, d'accordo? Detto questo, non so quanto tempo ho, diciamo che abbiamo finito, vero? Allora vi lascio solo con una piccola... Abbiamo fatto... Dimenticate il mio modello di cui non ho discusso, ma questi sono dati per un altro sistema stellare, le ultra faint. Questi dati qui, questi numeretti qui, questi puntini qui sono dati di una ultra faint che è ricca in europio, una delle poche ultra faint galassia che è ricca in europio, tutte le altre non si vede niente, non si vede europio. È ricca d'europio e il suo stronzo subario, però, questo è lo stronzo subario tipico delle stelle arprocessrici della nostra galassia, questo livello qui, mentre queste qua hanno un livello che è quasi un decimo più basso. È una hint di un tipo di arprocess diverso, e l'arprocess in realtà fa questo, e nella galassia c'è qualche commistione fra altri processi. Non lo so, però volevo mostrare questo risultato, senza parlare degli modelli. Arrivo alle conclusioni. Allora, i neutron capture elements nell'elio della nostra galassia sono prodotti almeno da due processi, e questo deriva dallo stronzo subario che ho mostrato. Un air process che è raro, ma che produce tutti gli elementi fino al torio, che con un pattern almeno simile a quello del process restart. In questo caso le industrial merits sono sicuramente il migliore candidato, però dovrebbero avere un timescale, almeno una buona frazione di esse dovrebbero avere un timescale molto breve, oppure come soluzione alternativa la loro frequenza deve essere alta, bassissima metallicità o bassa metallicità.
E in questo modo possiamo lasciare uno standard come soluzione del problema. E poi c'è un altro processo che può produrre in modo più frequente sia stronzo che vario, con uno stronzo su vario tendenzialmente maggiore del solare, che è compatibile con le scosse del nero del clima sistema. E se il risultato della mia proton splitting sintesi è corretto, almeno per quelle due stelle è vero, almeno per quella stella è vero. Non puoi dare un cigno bianco, non è che fa tutti bianchi, però. E l'ultima cosa è che appunto nella sembra che Neutral Flame Galaxy, anche se insomma, i dati magari non sono così di alta qualità come penso che sono un po' più distanti, però sembra che ci sia un'abbondanza un po' anomala per quello che riguarda il senso solare, che potrebbe segnalare in una stella che sono proprio rich, quindi prodotte da un air process, quindi potrebbe essere un assegnato di un air process leggermente differente. E con questo ho concluso. Grazie a te. Grazie. Ok, interessantissimo. Ci sono domande? Scaliamo la platea. Una era questo arricchimento di numero di posta convergence a bassima periodicità può essere legato al initial mass function o no? Sì, per via di principio ovviamente potresti fare un turnaround, però invece nel senso cosa vorrebbe dire? Ci sono più stelle massicce, quindi anche più neutron star merger. In realtà devi anche tenere in conto il fatto che se hai più stelle massicce hai anche più ferro, quindi il processo di arricchimento del ferro cresce, quindi in realtà dovresti avere comunque che la frazione è più binaria. Sì, diciamo che il super dovrebbe essere che c'è più binarie che fanno più neutron star merger. Questo perché ovviamente puoi giocare un po' aumentare il diciamo mass function mentre la più flat che è anche una cosa che teoricamente è sempre stata sostenuta, però a quel punto hai comunque tante altre supernove tipo 2 e tu quello che vuoi è che il rapporto fra le due cambi. Invece in questo contesto succede questo non faccio un punto questo cosa quanto la variazione del mass cap con la velocità di colazione stellare di base per giocare su questa cosa. Ma scatto le supernove, per esempio, immagino, ci parla di ecco per quale elemento sei. No, in generale, con il fatto che tu abbia una stella più stella di neutroni e quindi binario più lentamente. Ma scatta di fatto, se tu la metti molto fuori, ovviamente fai meno bene. Quindi più lentamente per crescere. Andrebbe però il positivo. Però poi non produci il magnesio sul ferro. Sì, la produci la magnesio sul ferro. Cioè diciamo che se cambi il ferro devo capire il modello di evoluzione chimica che ho fissato sul ferro. L'ho fissato sul ferro perché è l'elemento chimico più facile da misurare, abbiamo delle belle. Quello il mio modello di evoluzione chimica è empirico da questo punto di vista, quindi setto inflow, outflow e efficiency sul ferro. Se cambio il ferro devo risintonizzare. Gli alfa sono fatti fuori, quindi non sono sensibili al mascato. Il ferro invece che vicino al nucleo è sensibile al mascato. Diciamo che sì. Quindi tu alla fine ti trovi un sacco di magnesio per poco ferro, quindi ti cambia completamente, non riesce a riprodurre l'andamento degli alfa. Diciamo che se una, per converso, se potessi dire che tante stelle, insomma, comunque bisogna stare attenti appunto perché il ferro entra nel gioco che sto facendo. Quindi la cosa che devo assumere è che è sicuramente estrema perché sto cambiando di un fattore 10 il rate di oggetti che vanno in neutron star merger rispetto a quelli che ci aspettiamo, quindi insomma da un 3% a un 25-30% a bassa metallicità è una bella botta. D'altra parte è una bella differenza dal modello di evoluzione chimica mettendo un time delay onesto e quello che osservo, quindi c'è qualcosa, da qualche parte devo aggiustare. O aggiunto un altro sorgente o faccio delle assunzioni estreme in questo rate qui. E per mutazioni veramente di queste. No, però non ne vuoi neanche avere troppe di merger, perché se no ti si riduce lo spread, a quel punto vai come gli alfa, no? Sì, ce l'hai infatti, se ce l'hai tanti quante le. Sì, diciamo che. Penso che, per esempio, cioè, il fatto che siano, come si diceva prima, il fatto che siano, che hai bisogno di un evento raro per l'R,
di un evento raro che produce tanta, il singolo evento produce tanta massa da arricchire in R. Perché questo è quello che ti dà lo spread grande che vedi nella roba qualsiasi nella vicinità. Quindi questa è la condizione, ma questa è un'evidenza osservativa. A differenza invece degli alfa, appunto, che hanno un po' lo spread, perché sono tante, tante supernove che fanno poca massa con le supernove. Quindi tu aumenti il numero di eventi, il numero di massa che tirano fuori, che però prendendo questa mezza ormai. Diciamo che è una cosa intorno al 10, cioè fra insomma appunto quello è dove il mio modello risulta utile, analizzare tutte le varie possibilità. Certo. Quando questo rate cresce, il ragazzo che ha lavorato, cioè Paolo, ha usato questa cosa qui, che insomma ovviamente è stata messa in maniera empirica, ha trovato numeri che più o meno riproducevano, utilizzando questa variazione li andava a riprodurre, ha detto va bene, non è andato oltre. Chiaramente potresti dire invece che il 20%, se metti 10%, 15%, 15% degli eventi puoi ancora andare abbastanza a braccetto con quello che osservi come paucità di eventi R. Sì. Secondo me una cosa importante è invece per i prossimi futuri eventi, in cui si vedranno Stellina 9, un pochino meglio, possibilmente abbastanza vicini, andare lì a vedere la distribuzione R più in dettaglio, perché voglio dire, se tu prendi un modello di questi di un star major, no? Del modello di nucleosintesi, sì, allora questi hanno entropia alta, perché non è il processore, non è di getta dinamici, hanno entropia alta, ma hanno quelli molto bassi, e questo è il punto di frazione elettronica. Sì, esatto, cioè hanno tanti neutroni a disposizione. E quindi riescono a fare gli attivi, arrivare fino all'uranio, quello che vogliono, no? E questo è il bello di questa cosa qua. Però ti stai perdendo i leggeri. Cioè, anche lì, adesso ho parlato nel dettaglio con la sto collaborando con istituzioni esperte, anche se in Italia, il primo aperto su queste cose qui, per cui in realtà anche le neutron star merger hanno varie getta. Esattamente. E quindi varie getta ti danno. E questo è il trucco. Allora dice, ma lui, però comunque stai. Allora, a questo punto, visto che il modello è complicato, no? Forse dalle osservazioni di getta di neutron star merger possiamo capire se li fanno i leggeri o non li fanno, perché se non fanno i leggeri. Allora il problema dello strozzo che tu hai mostrato della bassa metallicità in realtà è un problema che c'è sempre anche ad alta metallicità, cioè hai bisogno di una sorgente di leggeri, del primary process R, anche la metallicità più alta, anche per l'impatto della galassia, capito? Sì, ma perché deve essere R? Allora, questa è un'altra storia. Allora, se tu ti prendi la la famosa Snellen e fai il giochino della lineatta, cioè rischiali il spread il sole, togli gli S che li conosci, perché c'hai gli soldi, insomma, nel sole, e quello che rimane è l'R, lo prendi, lo trasli e lo metti sulla Snellen, cioè un fattore 1000 di metallicità più bassa, ma anche di più. No, la pitch è la rossa. La pitch sta sul come la Snellen gallina, no? Cioè sì, questa pitch è bellissima. Allora tu vedi questo e li normalizzi all'Europa. Stanno sparati sopra, cioè la sorgente è la stessa, tra il vario, il su, la sorgente è affinatorio, sì. La sorgente è la stessa. Il problema è sotto il vario, sotto il problema. Il su sta dicendo che se la Snellen sta è qua. Non ci vedo. Sì, questa è la Snellen Star, questa dovrebbe essere la Bandino, Singer 2004. E quello che stai dicendo tu è che qua ci siamo sparati sopra e qua no. Esatto, cioè se, il problema sono i leggeri, il cacchio fa i leggeri. Sì, perché certo. Mentre sembrerebbe che la sorgente da 130 in su, la sorgente in su è una, è unica. Perché ripeto, tra il Sole, cioè l'altro ieri, e le Arni Galaxy, sono là, una sopra l'altra, no? La Snellen Star. Sotto 130 c'è un casino, non si sa chi l'ha fatta però. E questo non è detto che sia un problema solo per l'aria, secondo me è un problema anche per la vicinità più alta. Ok, magari pronto? Ti ringraziamo Monet. Grazie.